Benvenuti a Geopolitica in pillole, la rubrica che vi informa sulle notizie più importanti della settimana appena conclusa. Tra le notizie di oggi includeremo la deviazione del volo militare italiano in Arabia Saudita, il tour europeo del presidente Biden e il nuovo focolaio di contagi da coronavirus in Cina. Nella giornata dell'8 giugno, il Boeing 767 dell'aeronautica militare italiana, partito da Pratica di Mare con a bordo 42 giornalisti e il personale dell'esercito, avrebbe dovuto raggiungere Herat per consentire all'equipaggio di presenziare alla cerimonia di ammaina bandiera del contingente tricolore in Afghanistan. Il tragitto è stato però deviato, originando un ritardo di circa 4 ore sull'inizio della cerimonia a causa del negato sorvolamento dei cieli da parte degli Emirati Arabi Uniti, tappa fondamentale del tragitto aereo. Il velivolo ha dunque deviato il suo percorso verso l'aeroporto di Dammam, in Arabia Saudita, nel quale è sostato per alcune ore per poi riprendere la rotta verso i confini afghani. Il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Ettore Sequi, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore emiratino Omar al-Shamsi per discutere dell'accaduto. Dal 9 giugno il presidente Biden è in visita in Europa, dove lo attende un'agenda fitta di impegni. Il tour europeo è iniziato con l'incontro con il primo ministro britannico. Biden si è poi spostato in Cornovaglia, dove ha preso parte all'incontro del G7, a margine del quale c'è stato spazio per vari incontri bilaterali. Il presidente degli Stati Uniti, dopo essere ricevuto dalla regina Elisabetta, sarà impegnato nel vertice NATO a Bruxelles, dove incontrerà Erdogan. Tra i dossier trattati figurano la lotta al Covid-19, la sicurezza cibernetica, la crisi climatica e l'importanza delle alleanze. Nel corso della settimana, gli Stati Uniti hanno intrapreso una serie di iniziative che si rivolgono alla Repubblica Popolare Cinese. Innanzitutto, Biden ha emesso un ordine esecutivo che ha messo fuori legge qualsiasi investimento da parte di aziende statunitensi in 59 imprese cinesi che operano nel settore della difesa e della sicurezza. Il Senato ha poi approvato una bozza del progetto di legge che prevede lo stanziamento di 200 miliardi di dollari per contrastare l'influenza cinese negli Stati Uniti e all'estero. La legge consente al governo federale di esercitare poteri molto più ampi in alcuni settori definiti strategici, come quello dei semiconduttori, dei droni e dell'intelligenza artificiale, quindi di intervenire tramite iniziative come lo stanziamento di fondi, la supervisione delle attività di sviluppo e la regolazione e il coordinamento tra le varie aziende del settore. Il documento, inoltre, propone di aumentare ulteriormente le disposizioni commerciali che restringono il flusso di beni e servizi tra la Cina e gli Stati Uniti. Infine, il governo statunitense ha anche pubblicato un denso rapporto, anch'esso pensato in funzione anticinese, al fine di combattere le pratiche commerciali che danneggiano l'economia statunitense. Grazie a un decreto-legge di recente approvazione, l'Italia si doterà di un'agenzia per la sicurezza cibernetica nazionale. L'agenzia opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e si occuperà di sviluppare capacità nazionali in materia di sicurezza informatica e supportare lo sviluppo di competenze industriali mirando a stimolare la crescita di nuove persone specializzate nel settore della sicurezza cibernetica. Venere sarà al centro delle prossime missioni di esplorazione spaziale. Il motivo? Studiare fenomeni che potrebbero impattare la vita sul nostro pianeta. Uno su tutti è il temuto effetto serra che fa del pianeta più vicino alla Terra un ambiente inospitale alla vita, con i suoi 470 gradi centigradi di temperatura media superficiale e una pressione atmosferica di 90 atm. Tre le missioni ai cancelli di partenza, due a guida statunitense chiamate Da Vinci Plus e Veritas e una a guida europea chiamata Envision. Le missioni vedranno un'importante partecipazione italiana, confermando il nostro paese all'avanguardia dal punto di vista industriale e soprattutto scientifico.
Dal lunedì 21 maggio, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, è stato rilevato un focolaio di contagi da coronavirus. Nella provincia è presente uno dei porti che ospita più traffici commerciali al mondo. A causa del focolaio e delle relative misure per contrastare l'emergenza delle ultime settimane, le attività portuali sono parzialmente bloccate, creando così una situazione che agli occhi degli esperti sembra essere più grave anche rispetto a quella di Suez di marzo 2021. A fine maggio le autorità avevano deciso per il blocco parziale delle esportazioni dal porto, a seguito della positività di alcuni lavoratori. Le esportazioni attualmente sono riprese, ma sono sottoposte a severe misure di precauzione. La situazione risulta essere però particolarmente grave per l'ingorgo causato dall'emergenza. Lunedì 7 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge per ritirare ufficialmente la Russia dal trattato sui cieli aperti. La decisione è arrivata dopo che entrambe le Camere del Parlamento avevano approvato la legge all'unanimità il 19 maggio e il 2 giugno. Mosca aveva espresso la volontà di recedere dal trattato già a gennaio, a seguito del ritiro statunitense. Mercoledì 9, il Tribunale di Mosca ha ufficialmente definito estremiste le organizzazioni che fanno capo all'oppositore russo Alexei Navalny. In particolare, la sentenza concerne la fondazione anticorruzione del dissidente. La sentenza del tribunale renderà immediatamente perseguibili i componenti del movimento e i dipendenti della fondazione, impedendo loro di organizzare qualsiasi tipo di attività o evento. Inoltre, chi fa parte o finanzia le organizzazioni ritenute estremiste rischia fino a 10 anni di carcere. Il Tribunale di Mosca ha indicato l'organizzazione di Navalny come estremista poiché, secondo quanto dichiarato, essa avrebbe diffuso informazioni che incitavano all'odio e che destabilizzavano la situazione politica e sociale. Dopo oltre 7 mesi di guerra civile tra l'esercito nazionale e le truppe dell'ex partito che controllava la regione settentrionale dell'Etiopia, il Tigre rischia una terribile carestia, come già avvenuto nel 1984. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore per i soccorsi di emergenza ha spiegato che più di 350.000 persone stanno soffrendo di malnutrizione e che la situazione attuale è la peggiore dalla carestia in Somalia nel 2011, la quale aveva causato la morte di circa 250.000 persone. Nei giorni scorsi, il ministro nigeriano dell'informazione, Lai Mohammed, ha comunicato il divieto di usare Twitter. L'origine di questa decisione deriva dal fatto che lo scorso 2 giugno Twitter ha cancellato un tweet del presidente Buhari, nel quale, ricordando la guerra civile della fine degli anni 60 contro la regione indipendentista del Biafra, sembrava minacciare una nuova guerra civile contro i gruppi indipendentisti del sud-est del paese. Il tweet del presidente ha scatenato la rabbia di molti utenti e così il social lo ha eliminato, spiegando che il linguaggio usato era offensivo e violava le regole di condotta. Le autorità nigeriane hanno accusato Twitter di aver alimentato le proteste dell'anno scorso contro la violenza della polizia locale e di non essere imparziale nel far rispettare le proprie linee guida. Nonostante il divieto e le minacce di arresto e azioni penali, molti nigeriani hanno continuato ad usare Twitter aggirando i divieti. Dopo il ballottaggio del 6 giugno, le contese e complesse elezioni presidenziali peruviane si sono concluse con la vittoria quasi certa del candidato Pedro Castillo, leader del partito di sinistra Perù Libre. A separarlo dalla candidata rivale della destra conservatrice Keiko Fujimori, figlia dello storico presidente attualmente in carcere per corruzione e violazione dei diritti umani, vi sono pochissimi punti percentuali. Mentre Castillo si dichiara come vincitore, Fujimori contesta il risultato presentando ricorso per riconteggiare i voti di 800 collegi elettorali. Per avere il nome ufficiale del prossimo presidente bisognerà attendere l'esito del ricorso, ma Castillo incassa le prime congratulazioni da parte di molti politici di paesi latinoamericani. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.